No, complimenti Presidente, per l'ottimo lavoro svolto. Allora, procediamo. L'adunanza dei presidenti delle sezioni, prima di procedere alla proclamazione del sindaco, verifica anche sulla base di atti o documenti in cui si è venuta comunque in possesso che nei confronti del candidato per il quale la proclamazione sta per essere effettuata non sia sopravvenuta e non sia stata accertata successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 21 dicembre 2012 numero 235. Compiute le suddette operazioni e in conformità ai risultati accertati, il Presidente della Adunanza, tenuto presente il disposto dell'articolo 71, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, in base al quale è proclamato eletto sindaco il candidato alla medesima carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, accerta che il candidato signor Sciscio Raffaele ha riportato tra tutti i candidati alla carica di sindaco il maggior numero di voti, cioè 3.305 voti validi. Quindi il Presidente, alle ore 11.03 del giorno 16 maggio 2023, proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di Vicolo Gargano il signor Sciscio Raffaele. Salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale a norma dell'articolo 41,1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Sono altresì eletti alla carica di consigliere comunale per la lista numero 1, impegno continuo, Porzia Pinto. Michele Sementino. Rita Selvaggio. Daniele Cusmai. Raffaella Savastano. Ida Baldassare. Vincenzo Azzarone. Vincenzo Murgolo. Per la lista numero 2 sono eletti alla carica di consigliere comunale Angelo Fiorentino. Isabella Damiani, Giuseppe D'Avolio, Tommaso Angelicchio. Grazie a tutti. Auguri sindaco. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie, grazie a tutti. Grazie.